Ciao, sono Roger e vengo dalla Siria, di Damasco. Da 5 anni che sto in Italia e faccio il parrucchiere per uomo. L'Italia è il paese dove ho fatto le cose più importanti nella mia vita. Appena sono arrivato qua non trovavo il lavoro. Ho cercato anche un corso di lingua italiana. Per fortuna qua ci stanno dei corsi statali che aiutano gli stranieri a imparare l'italiano facilmente a zero costi. Quindi ho cercato un sacco di lavori, anche se non era nel lavoro che mi piaceva. Ho cercato il lavoro nel ristorante, ho cercato il lavoro nei tanti altri lavori, ma non ho trovato niente. Andando avanti lavoravo per conto mio, fra amici, ragazzi che conoscevo, facevo capelli a casa per fare qualche soldo, per mantenermi, a pagare la scuola. Gli amici mi hanno insegnato a scrivere in italiano, mi hanno aiutato tanto. Mio padre mi ha dato tutto, però non sono abituato a chiedere niente ai miei. Appena ho trovato il lavoro ho iniziato a sentirmi meglio e oggi ci sono riuscito a arrivare a quello che volevo. Ho aperto l'attività mia. Un giorno porterò queste cose nel paese mio, porterò la moda anche a mostrarla in Siria. In Italia si vive bene, con un po' di difficoltà, ma chi viene dal peggio sicuramente ci riesce a vivere, anche se c'è avuto la crisi. Secondo me la crisi non esiste se cerchiamo di fare qualcosa, di lavorare, di creare il lavoro nostro e i mani nostri. Qua la vita devi creare tutto tu, nessuno ti regala niente, non trovi il lavoro già pronto, ti aspetta. Se cerchi il lavoro ci riesci a trovarlo, però aspettare il lavoro che arriva da te non credo che arriverà mai. Mi manca, per carità, mi manca il paese mio, però anche qua sto facendo delle cose importanti e purtroppo il mio paese sta in una situazione un po' difficile. Questa è la casa, dove c'è pace, dove c'è stata la famiglia, dove trovo la gente che mi vuole bene, come qua.